Benvenuti ragazzi in questa nuova partita, ovvero Milan-Juventus per la Super Cup che precisamente giocheranno domani. Io non lo sapevo, poi ho riguardato meglio, ho detto cazzo, ma c'è Milan-Juventus, non possiamo perderci questa occasione imperdibile. Allora, che la Juventus è nettamente più forte, senza offesa, per il Milan. Partita si giocherà al Hasmin bin Hamad Stadium Doha, non so precisamente dove sia. Questo uomo freddo dall'altra parte abbatte col pizzetto da Hitler. Perché Super Cup, segno nazista, però vabbè. Si comincia subito la partita con Bacca, eccetera eccetera eccetera. Subito il Milan prova lateralmente, ma viene bloccato subito da Marchisio, che riparte in contropiede. Kedira passa subito per Lichtsteiner. Lichtsteiner, come cazzo è diventato rosso? Cioè, via, che cazzo è quella roba? Ah, la prende palla e schiuma la barba per terra, tutto pronto, tutti in centro. Prova il cross! Niente, i gatti stanno distruggendo tutto. Kedira, sempre Bacca, sempre lui. Siamo tornati nei Pokémon. Cosa cazzo fa Paletta? Sempre Niang, di fisico, per Lichtsteiner, Lichtenstein. Niang, dove cazzo stai andando? Passaggio per Kučka, che prova centralmente, prova la botta, Buffon! Gras Madonna per lui. Kučka però era troppo libero, ragazzi, rimbalzo. Porco! Higuain, Gonzalo Higuain, Dybala, Dybala. Si riparte sempre con Kučka, l'unico che ha fatto un'azione veramente pericolosa. Chiedi passaggio per Dybala, sono in tre, stanno avanzando. Dybala con Higuain, ottimo lo scambio. Higuain in mezzo a non so quanti. Dybala, tiro rete! Dybala! 1-0 per la Juventus. Il Gigione non ha potuto farci niente. Il regalo di Natale per la Juventus è stato servito. Piazza, nell'incrocio basso di Higuain, vaffanculo. Però c'era un poliziotto lì che fregava un cazzo della partita. Niang sposta, bloccato benissimo da Barzagli. Buffone intanto gioca. Madonna cosa, Madonna la, tra la, 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 la. Sempre Niang, sempre lui. Però decide ora no, basta. Kučka prova la sciabolata lunga. Per Suso che prova di testa. Buffon dice no. Ottima la giocata. Bonaventura prova il tiro, niente fallo, rigore, calcio di rigore ragazzi. Bonaventura sarebbe davanti 1-1 contro il portiere. Bonucci gli è intervenuto sul piede, direi che ho già l'oro rosso per questo Bonucci. Guardate qua, 1-1, Bonucci, Bacca si prepara, un po' di più la risposta. Bacca contro Buffon, 1-1. Incredibile gol di Bacca, rete! Buffon ferma, decisione, potenza, tutto e tutto. Bacca riporta in pari. Mamma mia, quanta cattiveria Bacca. Cioè, come pensi di sorpassare uno andando dritto? Niang, una mossa di giapponese. Niang, preso una buona punizione da un'ottima distanza da parte del Milan. Venerdì 12 settembre, qua il Milan sta giocando molto bene, ma deduco che potrebbe fare un'ottima partita se Bonaventura calcia quella punizione. Ma il Buffon quanto folle, anche Bonaventura prova il tiro a giro, rete! Che gol di Bonaventura! Cosa ho detto? Incredibile rete di Bonaventura! Che punizione ha fatto? Magica questa punizione di Bonaventura! Guardate dove l'ha messo! Guardate, è impossibile parare una roba del genere! Impossibile! Guarda che roba! Precisissimo! Ha sfiorato, ha dato un bacino al palo! Ragazzi, qua veramente c'è. Bonaventura riesce a segnare, procura il calcio di rigore e segna anche un fantastico gol di punizione a dir poco strabiliante. Tanto la Juve decide subito di ripartire. Passaggio filtrante, Kedira contro Gigione. Ma Gigione para. Il minorenne. Non puoi andare ancora prostitute. La Juve prova a spostarsi lateralmente dopo 30 miliardi di passaggi. Vediamo un attimo le statistiche come è nostro solito fare. Diamo un consiglio rapido, ovvero il Milan ha giocato bene, ha sfruttato tutte le occasioni, mentre la Juventus è stata più dominio palla e più controllo della partita. Ha avuto un'occasione dove ha segnato, poi successivamente non ha avuto grandi occasioni. Adesso vediamo un attimo le statistiche cosa dicono. Appunto, tiri 4, tra cui 4 in porta, quindi il Milan ha sfruttato veramente bene le occasioni che ha avuto. Lo stesso palla è nettamente da Juve perché sta dominando il gioco, però le occasioni le sta creando il Milan. Ci saranno dei cambiamenti netti nella partita. Intanto la Juve riprende palla, passaggio per Dybala che prova a sfruttare in velocità, ma viene inseguito subito da De Sciglio. Ottimo il blocco, Lichtsteiner, passaggio per Higuain! Botta! Ma il Gigione c'è! Bobom! Tiro fantastico riflesso di Donnarumma che riesce a parare, blocca ancora l'ennesimo tentativo. Milan riparte, vediamo Niang, movimento, invece Bonaventura sempre colui che gestisce veramente bene la palla! Che tiro! Fermato Suso, vediamo Suso. Dovrebbe passare, no, invece va solo lui. Chiellini non riesce a seguirlo, la velocità. Chiellini, mamma mia, quanto è squilibrato.
uccellini qua. Poi si è attuffato sul piedi senza nessun pudore. Qua ovviamente prende giallo. Cosa ci possiamo fare? Ma va a cagare, va. Non mi ragazzi, 3-3-1 per il Milan. Cross fantastico del duco di Bonaventura, come al solito, di Sosa. E Mignan qua si infila, intercetta per primo e riesce a segnare. E la partita finisce 3-1. Ma nella realtà finirà veramente tutta, 3 secondi e segnano. Pjanic prova il tiro. Cosa ha fatto Donnarumma? Ma come si è tuffato? Incredibile reazione di Donnarumma. Fermo davanti al suo pubblico. Guardate qua i riflessi, guardatelo. Mamma mia, una pantera quest'uomo. Tu sì che sei bravo, porca troia. Tanto qua un cambio. Mandzukic, entra Mandzukic ragazzi. Fondamentale Mandzukic, esce Dybala. Il croato più incazzato del mondo è arrivato. Corre sempre sulla destra, poi viene bloccato. Qua di forza, Abate per Onda. Onda, RX7. Lemina, Mario. Mamma mia il cross, come si è attuffato Barzagli, ma purtroppo non è riuscito a prendere. Esce Paletta, entra Gustavo Gomez. Romagnoli, De Sciglio. Guardate qua come gioca. La Juventus dovrebbe segnare 2 gol per pareggiare. Saggio alto per Alessandro, però che viene fermato nuovamente. Allora riparte il Milan. 4 minuti che finiranno molto, ma molto velocemente. Finisce qui la partita ragazzi, dopo un dominio inaspettato, possiamo dire, del Milan. Invece ha portato a casa questa vittoria con un 3-1, gol fantastici, sfruttamento dei gol al massimo, la Juventus non ha potuto farci niente. Guardiamo un attimo le statistiche, i migliori giocatori. Milan ha avuto 6 tiri, 5 in porta, 3 gol. La Juventus ha fatto 9 tiri, 5 in porta e un gol. Qua deduce la precisione dei tiri, dove la Juventus va a 55, mentre il Milan 83, veramente altissima precisione di passaggi. La Juventus, ripeto, ha dominato nella partita, ma non ha saputo sfruttare al meglio i gol. Vediamo un attimo le statistiche, perché mi sembra più che giusto le valutazioni che ha dato. Bacca, uomo partita. Niang 7.5, Bonaventura 7.8, meritatissimo. Romagnoli ottimo, Donnarumma ha giocato molto molto bene. Invece dalla parte della Juventus il migliore è stato Higuain e sicuramente anche Dybala, che è uscito con un 7.6. quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, tanti like, tanti commenti se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo per la prossima partita, non so quale sarà, ma quiet like the ocean, oh, your treasure hidden down below. As suddenly does it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure? Just overly emotional.